finalmente apriamo questo nuovo parco giochi dopo mesi in cui abbiamo condannato gli atti di vandalismo che abbiamo subito. Era un parco giochi inadeguato per una città come Mercato San Severino, probabilmente ancora oggi è piccolo rispetto a quella che è l'utenza dei nostri bambini, però è un parco giochi che dà la possibilità a chiunque di poter venire a giocare. Infatti è stato dotato di giostre che rispettano tutte le norme di sicurezza, in più c'è stata l'attenzione anche per i nostri bambini disabili. Questo consente insomma a tutti di avere un momento di svago, uno spazio dove poter giocare. È un punto di partenza. L'obiettivo è quello di replicarlo anche nelle nostre frazioni, l'obiettivo è quello di dotare la città sempre di più spazi di verde, ma anche di spazi di condivisione, sia per i più piccoli che per i più grandi. Buongiorno, stamattina con orgoglio abbiamo inaugurato questo nuovo parco giochi che era, ritengo, indispensabile per la comunità di Mercato San Severino. Per me è un grosso segnale che si sta lavorando e si è attenti alle esigenze dei piccoli, dei grandi e anche degli anziani, perché abbiamo posizionato delle panchine per donare loro la possibilità di stare in villa comunale, vedere i bimbi che giocano e fare una chiacchiera in tranquillità. Abbiamo notato anche la grande attenzione ai disabili. Sì, in realtà era un sogno che avevo nel cassetto. Per me la prima giostrina, perché facendo il giro degli imprenditori, la prima giostrina che ho chiesto al primo imprenditore che ho incontrato è stata proprio quella dei disabili, perché, e poi ho insistito affinché venisse messa al centro del parco, perché non devono essere emarginati, anzi sono bambini come gli altri, è giusto che stiano al centro del parco e possano avere una giostrina da utilizzare.